Amici di TG Events, buon Natale! Avete fatto i bravi? Bene! A voi un gran concerto con Edoardo Bennato. Dopo un lungo viaggio di paure e di stenti, siete arrivati felici e contenti qui, nel paese dei balocchi. Dalle vostre case ve ne siete scappati, ma non vi preoccupate, siete benvenuti qui, nel paese dei balocchi. Paese dei balocchi. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono padri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. È entusiasmato, emozionato, un pubblico, un fiume di pubblico. Era sul palco un animale da palcoscenico, ha tenuto due ore oltre di spettacolo, un'emozione dietro l'altra, una canzone dietro l'altra, perché ha saputo raccontarci delle storie. Non sono solo canzonette, vorrei dire, perché è passato dalla storia a problemi politici, sociali, fino a Peter Pan. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. È stato un successo di pubblico, è stato un successo del paese intero, il Borghetto Santo Spirito era in festa, è stato un piacere vedere tanta gente divertirsi, è stato veramente emozionante. Sporca velenata, incivile, incendiata, sempre affollata, devota, ammutinata. Ma è la mia città. Non farti capire, abbraccia con il tuo tema più forte del mondo. Devi contare la faccia, ma non prenderti le ore le mani. Poi faccio le cose distinto, come ho detto stasera, che le canzoni non è che le faccio con uno, cioè non è, vengono in modo molto, sì, improvvisato, e la musica che mi suggerisce, l'ho detto apposta stasera, proprio per spiegare che è il musicista che dà l'input per poi parlare di un dato argomento, non è che faccio un ragionamento, cioè mai. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita, dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava, e nei sogni di bambino la chitarra era spada, chi non ci credeva era un pirata. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in fatto per te. Avanti, non perdere tempo, ferma qua, è un normale contratto per la formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit, pare. I divertentissimi pupazzi di Artesina e tante altre mascotte sulla neve.
Siamo tutti nati dallo stesso padre? Chi può dirlo? Tra realtà e fantascienza, la parola agli autori. Siamo nati dallo stesso padre? Un libro scritto a quattro mani da Fabrizio Trunzio ed Eleonora Aldani. Come mai questa scelta delle quattro mani? Forse è stato il fato a farci incontrare, sicuramente il fato a farci parlare di questo libro e poi la scelta definitiva dalla professoressa Aldani, che appunto è stata così gentile, che ha voluto accogliere la mia idea e poi appunto scriverla, trascriverla in romanzo e in lingua italiana più corretta della mia, ecco. La fantascienza, come si è misurata con la fantascienza? Beh, certamente è un tema difficile da trattare oggi in modo particolare, che io ho voltato più come fatto di cronaca, come un momento, un'incognita che una persona si trova ad affrontare in un particolare momento della propria vita. L'incognita che ci porta a dover fare appello a tutte le nostre forze, alla nostra intelligenza, alla forza di carattere e alla voglia di vivere. Infatti nel racconto il protagonista Albert, che è un farmacista ligure, si trova in una serie di problemini che sono dovuti non tanto alla polizia locale o a dei malviventi, ma a qualche entità che forse potrebbe arrivare da altrove. In realtà all'inizio non se ne accorge, però quando alla fine si svela, e noi non ve lo sveliamo chiaramente, ricordiamoci, siamo nati tutti dallo stesso padre, che è un titolo che già ci fa capire, e lui capisce, gli viene svelato un qualche cosa sul suo passato. Grazie Fabrizio e grazie Eleonora. Adesso non può mancare il presepe vivente, ancor più suggestivo con vista mare. L'anno scorso, dopo le feste di Natale, ho detto al mio parroco, detto, sarebbe bello che l'anno prossimo uscissero dai portoni la notte di Natale delle persone vestite da pastori e andare in chiesa così tutti assieme. Allora lui ha detto, perché non facciamo il presepe vivente? A racimolare per il paese le coperte usate, i copriletti, le cose, quindi man mano che avevo queste materie prime mi sono messa a cucire, magari di giorno cucivo a macchina, di sera a mano, finché poi ho trovato anche roba per vestire i re magi e tutti i vestiti di lusso. Ho
provato a realizzare questa cosa, poi cercando i collaboratori, però due o tre persone entusiaste le ho trovate e sono quelle che mi hanno aiutato a realizzare questa manifestazione. Impossibile non ridere con le strepitose imitazioni di un grande di Radio DJ. A voi Claudio Lauretta. Noi a Novi siamo famosi perché c'è il torrone della Perni Gotti. Vedi che lo mangiate tutti. Novi è famosa per il famoso cioccolato della Novi, bravissimo. Poi a Novi ci ha abitato anche un grande corridore di biciclette, Fausto Coppi. Ma che bello che tutti lo sapete. L'altra sera eravamo a Piacenza, in 400 hanno risposto le ali. Ti dico, ma stai zitto, se non lo sai, stai, fai più bella figura, no? Cari amici, ciao, sono Claudio Lauretta e questa sera siamo qua al Giardino dei Principi di Loano e per iniziare il mio spettacolo che si intitola Claudio Lauretta Live. Alle 21.30 salirò sul palco e cercherò di far ridere la gente, certo. Noi siamo partiti da Parma siamo partiti con questa grande rivoluzione, vaffanculo! Mi sento, quando grido vaffanculo mi sento meglio, ma cosa vuol dire? Mi fa meglio del busco, vaffanculo. Non ci siete venuti? Cosa vi siete persi? Comunque, per chi non mi conosce, dovete andare su Radio DJ, Ciao Belli, dalle ore 13 alle ore 14. C'è DJ Angelo e Roberto Ferrari che conducono il programma comico di punta della radio. Mi raccomando, ascoltatemi. Lì ci sono un sacco di miei personaggi, tipo... Buongiorno a tutti da Vittorio Sgarbi, sono contento di essere qua questa sera per presentare un artista strepitoso, Claudio Lauretta, una capra ignorante. E poi beh, ce ne sono anche tanti altri, ad esempio c'è la Platinetti, e allora lo venite a vedere questo imitatore, sì o no? Io credo nella mia famiglia e nella mia religione, ma tutti sono convinti che io sia solo un gran coglione. E dopo questa figuraccia mi sa che me ne devo andare in Canada in una casetta. Eppure senza piantare. Sì, io invece resto qui a dire al mondo intero, scacciamolo. Mi faccio proprio pena, l'antinfiammatorio, ma continuo a soffrire. Ciao belle gioie, vi aspetto al prossimo show. Ciao. Grazie, il maestro Sandro Picollo, signori e signori, grazie. Concludiamo con gli auguri del grande capo, sperando che non mi venga la barba. Continuate a seguirci su tgevents.it. Auguri.